Proseguono le visite guidate a Palazzo San Giacomo, la sede centrale del Comune di Napoli. Sul sito internet istituzionale è possibile registrarsi per la prenotazione gratuita per una visita che affronta per oltre 2 ore sia la sezione storica, con guide che illustrano la storia del palazzo, dalla facciata al cortile alla sala della giunta e all'ufficio del sindaco di Napoli, sia l'attualità con la simulazione di una giunta comunale e l'analisi dei problemi proposti con l'incontro con il sindaco e gli assessori. Alcuni di questi appuntamenti sono invece riservati alle scuole, come quello di questa mattina, che ha visto come protagonisti i ragazzi di 2 classi del liceo Mercalli. Io ero venuto a conoscenza tramite un sito di una costruzione che si chiama Iria Recycling Park, sita in Israele, dove si attua un trattamento moderno che di fatto potrebbe risolvere molti problemi su raccolta differenziata. Stiamo lavorando molto su questo, sì. Questo l'ho letto pure io. Il problema riguarderebbe, cioè da quello che ho capito, che il costo della costruzione è molto alto, anche se si può migliorare il bilancio ricavando alcune somme dal turismo e dall'utilizzare residui delle discariche in combustibile. Sicuramente la strada è questa qua, cioè quella di cercare formule diverse rispetto all'incenerimento e rispetto alle tecniche tradizionali. Il rifiuto può essere una grande risorsa ed è una grande risorsa, quindi riutilizzo, riciclo, riduzione dei consumi. Noi abbiamo puntato molto, nonostante non abbiamo i soldi, quindi per poter fare investimenti chiaramente ci vogliono i soldi per realizzare impianti, dunque quello di andare verso il compostaggio, verso il trattamento della frazione umida, verso la differenziazione del rifiuto. Abbiamo cercato di aumentare le campane in tutta la città, abbiamo cercato il porta a porta. Poi ci sono queste impiantistiche nuove che richiedono investimenti, risorse che noi abbiamo chiesto alla Regione, che abbiamo chiesto al Governo anche come finanziamenti europei. Cioè l'ideale è quello di andare verso un'impiantistica completamente alternativa rispetto a quella dell'incenerimento e del trattamento tradizionale dei rifiuti. E Napoli può essere secondo me un laboratorio, venendo dall'emergenza dei rifiuti del passato, venendo dalla terra dei fuochi, l'obiettivo è esattamente quello di essere da esempio, di non accontentarci solamente che non ci sono più rifiuti, ma cercare di essere da esempio per gli altri.